Mia, guarda, ma ti ho salutato già, ma sei scema, un attimo che è uscita fuori. Comunque, buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo giorno e benvenuti nella nostra giornata della vigilia di Natale. Mo mia busca, mi fa manca camminare, è un fernio, no mamma. Allora, io mi sto preparando un attimo il latte, a parte che c'è un casino in cucina tra cose scongelate, insomma, c'è un casino. E mi sto facendo il latte, ho chiamato, mandato il messaggio a zia. Oh, ieri gliel'ho detto pure zia, per le 8 si sveglia, sì, ancora non mi ha risposto. E quindi, ma non lo so, sto aspettando. Mi hai fatto una puzzetta? Mamma mia. Ma sto aspettando che mi risponde. Volevo fare colazione insieme a lei, vabbè, mi prenderò solamente il caffè. Ma qui mi faccio il latte e volevo prendere pure un cornetto. Ma vediamo se mi risponde. Altrimenti se si fa troppo tardi, insomma, faccio colazione con latte e biscotti. E poi da lei mi prendo solamente il caffè. Così stamattina gli porto i pensierini e basta, insomma, ragazzi. Poi stamattina non scendo più. Comunque mi metto a preparare il sugo, il condimento per i gamberoni, tutte queste cosine qua. E poi se ne parla direttamente oggi per uscire, non vedo l'ora. E stavo pensando una cosa, io mi ero comprata la gonna rossa per metterla oggi. Però stavo pensando, e se me la metto per Capodanno, che a Capodanno comunque ci vuole un qualcosina di rosso, non lo so, mi è venuto questo dubbio stamattina. Mal che vada mi metto la gonna verde, quella là del mio compleanno. Amore, mi metto quella là, ma vediamo un po'. Oh, a parte vabbè, la macchinetta sporca, questa è opera di mio marito, perché pulizzo subito, subito. Io pulisco subito, subito. Questa qua è opera di mio marito. Oh, e il mio caffè da mettere all'interno qui del latte è pronto. Io comunque questo latte ve lo faccio rivedere, ragazzi, l'ho fatto dei 50.000 volte, ma è veramente molto buono e si monta benissimo. Ecco, e ora vado a fare colazione. Ah, ieri sera io comunque qui, guarda, ho preparato già belle le tazzine per fare la colazione. E niente, lei è lì che mi guarda, aspetta, che c'è mamma? Guarda, ha preso lo straccio della cucina, il suo gioco. Che te fa? Oh, il biscottino. Oh, biscottino? Mi piace quando gira adesso. Oh, biscottino, tu? Vuoi la pappa? A pappa? Biscottino? E vieni, eh? Vieni, mamma del biscotto. Posso dire che da stamattina sto facendo avanti e indietro senza accorciare niente? Comunque, ora comincio a mettere la tovaglia, mi apparecchio il tavolo. E poi dopo mi voglio mettere a preparare anche il sugo. Faremo come primo le linguine all'astice. E poi vabbè, per secondo tutta la frittura, tutto quanto. E vabbè, comincio, ho aperto il tavolo. Comincio a apparecchiare. Dalla fine da zia non sono andata più perché non si è svegliata un po' più tardi. Giuseppe è sceso lui con la macchina. E niente, viene lei dopo, ci vediamo dopo. Thank you.
Gri, mettigli il profumo a Jacopo. Già è preparato tutto, fra. I bimbi sono pronti. Questi sono i completini che gli acquistai. La sta Vincenzo. Oh, come sto? Sei fighissimo, Gri. I capelli già sono scombinati. No. Sì. Io qui, come avete visto ragazzi, ho preparato già la tavola in modo tale che per stasera sto a posto. Ho messo insomma questo centro tavola così molto semplicissimo. E poi vabbè, bicchieri, pure questo qua di carta con scritto Buon Natale, questo segnaposto così. Molto semplice, ma secondo me molto carina. Semplice ma carina. Allora, adesso invece mi sono aperta e ho dato una sciacquata ai gamberoni. Mi sono aperti i gamberoni, li ho sciacquati un po', ma me li metto nel piatto e preparo da parte il condimento. Poi vado a scolare anche il baccalà e lo lascio ad asciugare su uno straccio di cotone fino a stasera. Poi mi devo tagliare il polpo insieme ai surimi e le patate. Vado a prepararmi anche i broccoli di Natale e poi per l'ultimo vado a prepararmi il sugo appunto all'astice che io ho presi a Lidl. Ne ho prese due e basta. Thank you.
Allora, sono le 13 e qualcosa, dopo aver lavato e sistemato tutto, cioè lavato, sì, ho sistemato tutto, cucinato tutto quanto, ho pulito anche il piano cottura, mi sono preparata la pentola con l'acqua e tutto quanto, e mi sono preparato pure qua, tutto a posto. Niente ragazzi, mo faccio una lavatina a terra veloce veloce per tutta la casa e poi mi vado a lavare. Sono precisamente 1:05 e 1, 2, 3, sono pronta. Sì ragazzi, non ci fate caso al casino, ma oggi è così, è festa. Sono pronta, questo è il mio look, borsa, il giubbottino e ho messo il sto corpetto qui, cioè non il corpetto, il body, senza reggitette, però io non avendo un seno molto, no? Va bene così? E quindi insomma questo è il look. Non bisogna abbassarsi, camminare sempre dritta senza abbassarsi. C'è anche nonnita lì. Oh! Oh! Era meglio una night, se sì. Ti fa male al ginocchio, non fa niente, ah, ci portai la macchina. Qui ci abbiamo Cri, dietro c'è nonna Italia con Vincenzo e io sto qua. Alla fine mi sono comprata questa magliettina. Sono altissimo. Ma io la seguo, si fermi. Sto qua, eccomi. Io e mia mamma la conosciamo. Io come mi chiamo? Si chiama Chiara Ferrari. Ah, maccherone che sì. Guardate Giuseppe cosa ha notato? I fichi con le nocciole, le mandorle. Grazie Chris, sei troppo gentile. Con le nocciole, mandorle, il cioccolato. No, vabbè, odio, odio. Ebba, sei venuta mamma, dià? Come tre. Lascialo, che le si mette paura. Che lei è proprio monella. Dai, qui, là, che la cioè, mi è andata a comprare il regalo a mia. Mia mamma, il regalino per te. Allora, bravo, dove sei? 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 Ma è cagata questa? Ma è cagata questa? Ok, non puoi mangiare. Mangi, vedi. Oh, mi hanno dato l'acqua che dico. Mangi, vedi che vuoi prendere, si rimane. Auguri, 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 auguri. Siamo tutti amici. Quanto tu non c'è l'acqua, l'arancia, dai, aspetta. Giuseppe ha provato le mie linguine all'astice. Ma vedi. E mo vediamo nonna Italia che dice. Come verrà la storia? Che silenzio qua fuori. Di qua abbiamo preparato il tavolo con sopra la friggitrice. Mamma ha preso già il pesce per andarlo a friggere. E madonna ragazzi, mi scoccia proprio andare a messa a mezzanotte. A me non piace andare a mezzanotte perché con la pancia piena. Il sonno, forse andiamo domani mattina direttamente alla messa. Non lo so, mamma mia. Abbiamo mangiato solamente antipasto e primo, La frittura non la facciamo neanche tutta quanta. Domani non facciamo il primo, ragazzi. Lo facciamo direttamente lunedì a Santo Stefano. Che poi comunque ci stanno anche gli avanzi di oggi, è peccato. E quindi domani faremo solamente antipasto, carne arrostita. E poi ci sta ancora tutta la roba di io, comunque che è avanzata prima. Il polpo, i broccoli, Tuccia!
prima mi sei, ma tu sciampi le giacche per due mezzi a così, le canne non mi fare più ricordi. Apri le canne, su. Aspetta che lo vado a mangiare, vieni qua, apri i regali, mettici di piedi, apri i regali, vediamo che c'è, esce, prendi i regali, la nonna, prendi. Oh, bello! Poi un altro regalino. Prendi, prendi la busta, vediamo che c'è, Scannone, guarda, cerca dentro, guarda, mettici la testolina dentro. Ha visto? Prendi il regalino, nonno, prendi il regalino, la busta. Asciutto! Oh, bello! Che carino! Ciao, Utta! Qual è? Prendilo, mamma, prendilo! C'ha lui l'etichetta però. E il cano non deve l'etichetta. Oh, guarda più perché la placcia ci sta due. Apri solo questo, che ti può anche servire. O profuma. No. Amo, dai, vedo la tua. Scatta la cacca! Scatta, che viene la lampadina! La lampadina! Figlia! Figlia, cosa per me! A schiuma per me, guarda! Che le bambole mi fa cattaggi, no, no! Ah, grazie! Bella, grazie! Questa è la mostra della la faccia! Ah, che le... Ah, voglio uno oggi! Vai! Tu non puoi aspettare il tuo? Sì, allora prendi pure le vostre. Vieni a pigli non la pure papà. Qui c'ho pensieri, no, io ci faccio pensieri. No, pensieri lo facete già. E mamma che ce li piglia però, mi metto più dietro. Qui c'ho blu. Ho blu e vado dove lo sei mamma. Cresto cosa? Il blu di dietro. Questa è una scatola dentro una scatola dentro una scatola. No, quale con te? Allora, ma aspetta perché stai a prendere primissimo. Faccio così, che dobbiamo andare a comprare. E che la faccio a comprare qui? Esco. Oh! Oh! Un po' di più. Che ci fai? Ti schitte. 7 per lo ricordo. Wow! Ma che si vede? È invernale, mo. Sono mamma, ma certo che sono originale. 42, eh? Dammi su raggi, mi sono numerata a 41 e mezzo. Mamma, noi direttamente rimane. Se tu vince, levati. Grazie a voi. Prego. Ammo, stiamo allontanando, ero troppo trombovazzo. Levatevi da davanti, vai, apri quello. Cristiano, voglio regalare, vabbè, mamma. Tieni. Aspetta, mo l'apri prima nonni. No, aspetta, per prendere prima nonni, dai, poi dopo l'apro io, dai. Mi dovete togliere, mo devi aprire. No, ma ci vedo lo stesso numero che tiene all'armani. Da chi abbiamo? A Zalando. Chi Luca è come chi Luca che lo stesso mi regalato tu? Bello, grazie. Prego. Ora l'ultimo regalo. La calamita, vai, ah. Ultimo regalo per l'Italia. Allora perché a pochi stucca lo sapevi, ma. Oh! Un mondalot! Facciamo un bel cappuccino! Bello! 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 Bello!
Faccio il video a te, eh? Ora lo apre mamma. Questo qua è di Italia. Le mutande. Io sposto di più. Mio. Ma è cubone. Amici sono che lui. Poi domani viene Babbo Natale. Ho votato quello là di Giuseppe. Ah, per benvenuti, mamma mia. Aspetta, già un stato, pensierino è giù, fatta. E una. Oh, com'è dal naso? La tarangiona sotto, wow. Ma sono le Nike. Ma sono le Nike. Questi sono dell'Adidas. Braglio! Vediamo quest'altra. Non mi potevi regalare pure a me. Con rosa. No, con nere. Ehi, oh. Nonna! Quelle che c'è? Le altre. Grazie. Le suocere arrivano a Capodanno. Ah, buona, legge la mano. No, a me ne fa bianca e rosa. Ma che si sono bianca e rosa? No, questo è un mio bello. Non ci disco mai. Ma mi sto fare il video. Che mi piacciono più assai. Sono mezzanotte e 22. Mi sono messa a letto, ragazzi. Figuratevi che volevo andare alla messa. Ma niente, ragazzi, io non ce l'ho fatta. Sono veramente super stanchissima. Infatti ora l'ho messa in TV. Ho messo su Padre Pio TV e poi domani mattina, insomma, andremo a messa presto alle 8:30. E niente, ragazzi, io sono veramente troppo stanca perché poi da stamattina è stato uno sbattimento tra casa, cucina, preparare il tutto. Poi oggi siamo scesi e quindi non è che mi sono seduta, insomma, sto proprio uccisa. E niente, ragazzi, questa è stata la nostra vigilia di Natale. Ci vediamo domani con il nostro Natale. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video. Vi voglio tanto tanto bene. Cuoricino per voi. Ciao.